Ci siamo, perfetto. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ah, ok. Buon pomeriggio. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, c'è freddo, sì, ho mal di gola. Stamattina abbiamo spurgato il tetto perché l'acqua piovana non passava. Da dove doveva passare e cadeva dentro. Ah, Eptios, grazie. Perché appunto l'acqua piovana cadeva dentro casa e c'era un topo morto dentro. Buongiorno. Il gelo è calato su di me. Sì, la casa coi topi morti, esatto. No, casseran, potrebbe essere un'idea. Ma che devono fare i gatti, ma per favore? A parte comunque era fuori, non ha, è morto dentro lo schifello del tetto, quindi i gatti non c'entrano niente, però. Ma che devono fare i gatti, ma per favore? Questo stereotipo del gatto che uccide i topi, ma dove si è mai visto? For the moonlight. Grazie a te. Ci sono commenti minuti fa quando a me si è apparsa poco fa perché la gente era in live già prima. Commentavano già prima di me che andavo in live. Comunque, allora, la volta scorsa abbiamo usato Coco e non è andata molto bene. Per cui adesso proveremo a usare Crash. Adesso ti troverai il topo che cammina per casa a tempo di musica in cerca di vendetta. No, no, l'abbiamo già messo nella spazzatura. Poi poverino era un topillo Raffi Baffi, grazie. E anche Sunlight Dodo, benvenuto. Era un topino di campagna, piccolo Ancelo, solo che maledetto lui è andato a morire nel chiusino dello scolo, che schifo. Vabbè. A stento guarderò perché non mi voglio spoilerare, ma almeno posso sentirti sclerare. Ma che bellezza, che bellezza. Ma che flesso col Bandicoot, ragazzi, andrà malissimo. Pronti al lancio. Abbiamo la maschera nuova. Red Dead Depression, benvenuto. Attenzione, abbiamo un hype train oggi. Vedo che siete carichi per questa sofferenza. Un mal di gola. Attenzione, filmato. Io sto giocando il gioco per la trama, comunque. Sono caduti addosso. Dingo, dai. Tranquilli, se fossi qui per combattere, sareste già morti. Ah, sì. Lui è con me. Si era perso là fuori, sapete? L'ho aggiornato su tutta la faccenda del tempo e dello Attenzione, ship! spazio. Ah, vorrei tornare a attenzione! casa e godermi la meritata pensione. Capito. Anche il nostro cattivo ora è buono. Cattivo? Silenzio, moccioso! Ma signore! Abusi della mia pazienza, Oside. Ma su. Sono sicura che questo moscerino saprà obbedire a un Entropy! ordine. Porta la nave su Bermuda e accerta che non No, siamo vicini al Dio! generatore di barchi. Non possiamo permetterci ospiti indesiderati. Immediatamente, vostra scelleratezza. Ma... Apprezzo davvero molto il tuo incredibile aplomb. E io il tuo, ovviamente. No! Decibel, grazie! Tranquilli, anche noi da Render Core Platinatore abbiamo dovuto reimparare a giocare. Grazie mille! Ma che momento incredibile! Ma questo conta come autoerotismo? Ci sono... No, vabbè, ma che... Vabbè, con Dingo Dile! Giustamente quello, giustamente metà Dingo, metà coccodrillo. Pensate che bella famiglia, per lui questo è nulla. Allora, proseguiamo, cominciamo dai, è proprio
pronti e carichi, cosa... Non avevo visto la TNT, ragazzi. Va bene. Non l'avevo vista. Vabbè. Ok. Fin qui. No, non mi possono far fare questa cosa. No, no. Non è possibile, io già non riesco a vedere la profondità normalmente, figuriamoci. No, ma così non... No. No, non puoi farmi... Non è possibile. Non si può. Questa cosa non è legale. Allora, questi sono dei gamberetti dolciosi e coccolosi, però... Si può, no. Ok, basta maschera per sempre. Facciamo che questa era l'unica sezione in cui dovevi usare questa maschera in tutto il gioco, Sì, no, livello verticale da giocare sul soffitto. Io neanche mi ricordo come si faceva così. Ok. No, anzi, non... Non si può, cioè non... Qua? No! Semplicemente. Perché si è messo lì? Tranquilla Lara, anch'io all'inizio mi confondevo con questa maschera e poi le cose sono peggiorate, perfetto. No, basta. No, non è possibile. No. No, no, non si... Non può, non puoi, non puoi. Non è possibile. Io non le prendo quelle casse. Si fottono. Fanculo. Già ho l'ansia. Chabnals, grazie mille. Chabzal, grazie mille. Axassi, sono mio, adesso sono anche strabico. Sì, vabbè, ma qui. Ok, è successo qualcosa. Io cercherò in futuro il più possibile di variare gli orari delle live, perché mi rendo conto che magari c'è gente che non riesce a seguire. Ho veramente tante cose che vi vorrei portare in live, solo che purtroppo ci sono tante altre cose da fare. Vorrei veramente, ve lo giuro, ce la faremo, non vi preoccupate. Ho piani, grandi piani, grandi cose. Ce la faremo, a tutti gli orari, tutto quanto. Purtroppo... C'è anche la vita vera, mannaggia. No, non la voglio usare questa maschera. Non voglio. Non puoi farmi... Ok, fin qui... cosa. Sì, però non me la stanno facendo easy, lo so, cioè lo so che
No. Fatto una cazzata. Vabbè. Ok. Spara? Vabbè. Entropy si attizza con se stesso, esattamente ragazzi. Un po' meno malato di Mandus di A Machine for Pigs, ma siamo lì. Cioè, quantomeno è una versione alternativa di se stesso, per cui diciamo che è un'altra persona, un po' diverso da guardarsi allo specchio e toccarsi furiosamente, però ok. No, Non lo so fare. Non si può. Beh, qui c'è il profondo sti cazzi, ragazzi, perché ecco. Qui c'è la mia rassegnazione a una vita di sofferenza. Devo andare sotto. Ma perché esiste tutto questo? Non è legale questa cosa, perdonatemi. Fanculo un po'. Frank, buon pomeriggio anche a te. Visto come siamo bravi. In realtà ho fatto una cosa sbagliata, perché dovevo fare la no casseran. Dovevo fare la no casseran, una challenge in cui dovevo schivare tutte le casse. Sarebbe stato più divertente, oltre che meno imbarazzante. E non lo puoi fare una volta sola. Ok, io non lo sapevo. Tello, benvenuto. Porca la miseria, devo saltare sulla cassa, ok. Ok. Spara. Ok. Mio cervello! Io ho due neuroni, non mi puoi far fare questa cosa! Come si fa? Culo! Mentalità completista, non, i primi 10 minuti dell'inizio del gioco, non, ormai
siamo nella fase sopravvivenza. La sto giocando in modalità survival. Cioè, disperazione e dolore. Ho sbagliato tasto. Non puoi, no, non è possibile questa cosa. Non è possibile questa cosa, non è... Sono sicura che da qualche parte c'è scritto che questa cosa è illegale comunque. No, 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 no. Perché? Quei suoni sono la mia morte. Kiwi, ma perché la gente ti sta iscrivendo oggi? Che succede? Gente nuova? State tutti godendo del mio dolore, vero? Cioè, è chiaramente questo il motivo. Mamma mia, quell'oro liscio! Ok, 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 ok. Signori, il checkpoint, signori, il checkpoint. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Detto... Perché stanno sulle pareti sti cosi? Peggio degli scarafaggi. Perché esistono? Fermo lì, maledetto. Adomorn, benvenuto anche tu! Che succede oggi? Cos'è questa, tutta questa gente nuova? Ogni volta che perdo una maschera mi cago sotto perché ha una leggera vibrazione del controller che ti fa pensare che tu sia stato colpito. Anche Fabio Montesano, attenzione, con un tier 1. Addirittura c'è gente che spende dei soldi per iscriversi. Affascinante. Ok. Attenzione, attenzione, il livello è finito. Attenzione. Attenzione, ce l'abbiamo fatta in meno di 20 minuti. Allora. Benvenuto anche tu. No, non ho sentito il progetto di Leandro. Gerardino, non proiettare le tue perversioni e ciò che vorresti che io facessi a te nelle altre persone. Grazie. E vediamo un attimo. Cioè, questo penso sia solo l'assaggio della nuova maschera. Quindi penso che ci aspetta tanto dolore. Oltre che, chiaramente, io ho visto un video dove hanno preso la reliquia porpora. Castello di Cortex. Il problema è che... Ah, che bravo! Ha fatto una sfida a tempo incredibile. E poi c'ero io che guardavo il livello e dicevo, ma come cazzo si fa il livello? Cioè, al di là della questione che bravo il giocatore che lo ha fatto con un record di tempo, no? Il problema era il livello in sé, non la sfida a tempo. Comunque, vabbè. Clandestini. Ok. Pensare alla sofferenza... In realtà vorrei fare Portal 2, però non lo so se ce la faccio, perché ho tipo la febbre che sta bussando, quindi potrei non arrivarci a viva stasera. Vediamo, eh. Sembra che siamo sulla strada giusta per il generatore di Varchi, ma andremo molto più veloci con... Quello! Ma cosa... Tana! Io non voglio perderti anche in questa dimensione. Me ne occuperò io. Ma... Siamo una squadra. Ma... Ehi, c'era... Che mi sono perso? Ma c'è... Ha tolto l'antifurto. C'era l'antifurto. C'era l'antifurto. Clandestini? Beh... Ehi, dov'è il mio capo? Oddio, guardate. Qui ce l'abbiamo. Qui che è facile. Mm.
Dov'è la mia ruspa? Oh. Ok. Perché la gente fa questa cosa? Non capisco. Devo... Sì, vabbè. Con che combinazione incredibile di tasti devo fare questa cosa, però. Okay. Allora. Mamma mia, ce l'ho. Ok. Ce l'ho fatta. Non ci credo. Qui? Nulla. Pensavo ci fosse un segreto. Che belle che sono le tute. Modalità senza casse non dovrebbe essere più facile. E la siatola tutta di livello 1000, esatto. Buoni, buoni. Fammi capire che sta succedendo. Porca miseria, dai, su. Oh. Vabbè, non la prendo quella cassa, sti cazzi. Ah! No! No! Cos'è successo? Non sono morta. Non sono... No! Mi so... Si muove tutto! Non è possibile! Le piattaforme! La mia vita è sofferenza! Pensavo stessero ferme! Secondo. No. No, non puoi farmi fare questo. E qua? Non è possibile. No. Che mi ruba. Mia moglie mi ucciderà. È sposato? Non lo sapevo che è sposato. Affascinante. Ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Okay. No. Ah no, oh no. Ah, penso questo glielo rimando indietro. Che non mi fa niente. Ah, ok, la TNT mi uccide, però non lo sapevo. Pensavo di essere tipo invulnerabile, invincibile, potentissimo, però non abbastanza per... Vabbè, senti, cicci, ciao. Tutte queste rivelazioni sulla vita sessuale dei personaggi di Crash Bandicoot, esatto. Allora, e quindi... Qui. Io ormai non ho più certezze sulla...
sullo spazio e sul tempo, ve lo dico. Cioè, ormai per me tutto è un... No. Mi sembra da un momento all'altro che mi devo ribaltare, tipo, è tutto così strano. No, scusatemi. Capito, ma non porca la mocca della maledetta, ma come cacchio si fa sto coso? Sì, da un momento all'altro, vabbè, si va a gravità zero fra poco, io non lo so, sono... Sono confusa. Ormai mi hanno danneggiato cerebralmente. Questo gioco fa male. Quindi secondo loro io dovrei saltare sulla TNT, perché sicuramente appaiono prima le casse sotto e poi quelle sopra, ma siccome noi ce le stiamo fottendo, e vabbè, ho capito, off their limbs, scritto col succo dei frutti Wumpa sul muro. Si sarebbe messo. Ma me l'ha fatto fare? Ok. Vabbè, tesori miei. Bene. Perfetto, è stato molto emozionante. Io non ti conosco, non ti... Non posso tornare indietro? Ma cos'è questa discriminazione? Finché non sono delle trappole mortali in cui... Ecco, stavo dicendo! Finché non sono delle trappole mortali in cui finisci spiaccicato... Che bella brava intuitiva. Per adesso sto avendo una combinazione di live che mi stanno facendo sentire così stupida. Non vedo l'ora di tornare a fare dei sani horror in cui mi cago sotto, ma quantomeno riesco ad andare avanti senza sentirmi una cretina, perché qui veramente è una costante. Cosa no? Cioè, tra Portal 2 e Crash è un continuo prendere schiaffi praticamente. Equipaggio, campo di asteroidi a prua. Allacciatele. Ma prima di Outlast 3, domani mi sembra, domani esce nuovo Amnesia. Tra l'altro. Quindi ci sarà da ridere. Vabbè, ho capito come minchia si fa questo salto. Sì, è al pelle comunque, eh. Siete un po' figli della merda, sì? Un pochino. Lo sguardo concentrato mio. È già finito. Ok, questi livelli non durano tanto. Devo dire la verità. Sono
un marsupiale con gli strass. Ah, perché ho preso la metà delle gemme. Ok. Ok. Ma che belli che sono! Ma che belli che sono! No, no, scusa. Oh, 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 vai, vai avanti. Atterraggio di urgenza. Raffi Baffi, buon lavoro. Prossimo horror, ho girato la carrucola, sono un genio. Esatto. Smettetela, smettetela. Che cos'ha questo livello? È come gli altri, va bene? Non fatemi venire l'ansia. È perfetto questo livello, normalissimo questo livello. Durerà poco, soprattutto. No! Perché c'è lo slime? Non, giustamente dice, non può... Cosa possiamo inventarci oltre al ghiaccio? Ma ovvio... Ovviamente... La bavetta aliena. Per... Che cazzo? Oh mio Dio! No, 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 no! Perché? Che schifo! E qua? Cosa? No, 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 questo posto è un incubo. Schifo! Oh no. Oh no. Oh no. No. Pazzi! Ma vi sembra legale questa... Non è una cosa assolutamente... Sono pure invulnerabile per pietà. No, no, no. No, no. No, non è. No, non è. No, no. No, io lì sotto non ci. C'è pure lo slime. Ma che cazzo?
Non è possibile. No, non è possibile, cioè non, io mi rifiuto. Non si può. Che fastidio! La Nemesi sotto sopra. C'è il cubettone rimbalzone pure al contrario. Il doppio salto, non devo fare il doppio salto, devo stare calma. Il cubettone rimbalzone, sì, maledetto. Vabbè. No! Non deve... Sì, il problema è la nitro lì, certo, il problema è la nitro, chiaramente, è tutto fatto apposta per renderti il più possibile stressante la vita. La maschera si sta divertendo tantissimo. Sono relative comunque, ragazzi, perché c'è comunque la modalità moderna dove le vite neanche ci sono, per cui vabbè, c'è anche sti cazzi delle vite, solo che qualcosa è andato terribilmente storto. Ok, ok. Ok. Mi acquatto. Attendo la fine. No, 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 no. Stai fermo lì. Buono lì. Fammi un attimo vedere. Fammi esplorare. Ok. Vaffanculo. A posto. A posto. Va benissimo così. Va benissimo così. Non vedo il problema. Che sta succedendo? Perché accade questo? Ok. Culo. E vabbè, però...
Oddio, Andrea Universe. E ancora auguri di buon compleanno allora. Tra poco il mio compleanno. Mi sto facendo il regalo in anticipo. Basta. Ok. Non è noi, vabbè, però. Non l'avevo visto. Guardali, infami, guardali. Stelle marine sataniche. Cioè, poi uno deve farsi questa cosa a tempo. Non si può. Uscisa dal gambero di merda. Il gambero di merda. Tanto che voi vi divertite. Sto divertendo. Non mi sei mannaggia la mannaia della. Io lì non ci torno. Mi si incrocia completamente il cervello. Pazienza, calma e pazienza. Marti Panfi, buona visita, spero nulla di grave. Io che guardo la chat mentre gioco, a 3-4, giustamente. Quanto? Così, un mio amico mi chiede di chiedervi quanto manca la fine del gioco, così per... giusto per capire, non penso tanto, perché comunque le maschere le abbiamo prese tutte, per cui basta. Finito il gioco. Buongiorno. A chi sta arrivando adesso? Allora, io qua. Mannaggia a me! Allora, facciamo una cosa easy. Così, fanculo. Ah, perfetto. Un'altra parte col dinosaurino alieno schifoso. Guarda. Il completismo, signori. Il completismo. Sembra No Man's Sky. Guardate come ne ho prese bene quelle casse.
eccolo, così. Altri due mondi dopo questo, ma l'ultimo vale per due? Mondi intesi come isole. Porca puttana. Ma perché? Ma perché? Vabbè, però! E io che ne sapevo? Mi fa le finte! Ma che cos'è quel... il dinosauro che mi fa le finte? Maledetto! No! Perché non c'è la musica? Non è strano che non c'è la musica? Non è normale, secondo me. Non c'era musica! Vabbè, tutto così. C'è proprio l'imbarazzo. Il gioco è imbarazzato. Si è imbarazzato pure lui. Ok. Più concentrata così. Ok. Qua! Perfetto! Mua! Mua! Perfetto! Grande! La banda staccava alle 4. Perfetto! Guarda mamma senza casse. Esatto. Quello è un boss. Orbita di Bermuda. Un boss? Per chi se lo stesse chiedendo, è limonata. Ma che belli che sono! Cosa c'è, eroi? Ti servono dei rinforzi? Lasciala andare! L'ultima volta che li ho uccisi, le sue urla erano state davvero squisite! Deliziose! No! Divertiamoci ancora un po'. Perché non diamo loro almeno una chance? Chance? Vediamo come voi botoli ve la cavate quando siete in braccio. Che carina, hanno imparato pure la coreografia. Sveglia. Segui. Segui. Ma... una porta tra le dimensioni. Oh. Proporzioni cataclismatiche. Dominare. Su trip incredibile. Una monumentale sciocchezza. Non vieni dal nostro universo. Lavoro da sola. Oh no. Io vedo tutto quanto. È questo che ci aspetta per sempre. Un modo. Ramando alle spalle. Un modo per fermare questo ciclo infinito. Sì. Solo con la terra. Mi stai facendo fare queste cose. Rani,
spesso i Bandicoot sono considerati nocivi. Da eliminare. Cosa ho appena visto? Oh, molto moderno. Dimmi tutto. No, vabbè. Non è possibile. No, vabbè. Vabbè. Ok. Ho capito, vabbè, io sono... D'accordo. Uno li tiene come animali da compagnia. Ma io preferisco i ragni. Io preferisco i ragni e Bandicoot. Ah! Sono già morta come una merda. I ragni sono così eleganti. Ma finché non mi fai rifare il trip incredibile. Tutte quelle zampette da strappare. Ma no, non li strappi le zampette. Non ti può attizzare con... Ma poveri ragnetti, tu. Fanno schifo, però... Torturarli. È crashato il programma. È crashato tutto. È crashato il programma. È stato incredibile. Ci siamo. Lo schermo della mia TV è diventato nero. È crashato tutto. Troppo wow! Troppo wow! Ci siamo. A posto. Io non so come minchia si fa sto coso comunque. Non lo so fare! Come si fa? Ok, così. Ok, si fa così. Ah! Buono lì. Ah. Ok. Ok. Vabbè. Ci ho creduto tantissimo. E porca, ma è difficilissimo. Ma cos'è sta cosa? Incredibile. Crashato il mio programma, non è stato Twitch. È stato il mio programma di streaming, non è stato... Ok. Ok. Il cucciolo smarrito è tornato a casa. Abbattiamolo! Attiva i laser di sicurezza! No! Ok, la. Ok.
Non sarà un sacco di cucci a fermarmi. No. È tempo di morire. È tempo di morire. E là. E vabbè però, e allora. Ok. Ah, no. Ah, no. Però è divertente. Questo è divertente. Questo non è difficile. Cioè, questo lo è carino, mi piace tanto questa cosa qua, stracarina. Però continuo a pensare che è sbagliato che ci siano tutti questi checkpoint, non lo dovrebbero fare rifare da capo, decisamente. Solo che a volte... stanno fermi, a volte si muovono. Non capisco il motivo. Accidenti a voi, Bandicoot. Avete perso? Hanno perso? Siete dei merdoni. Pensavo che cominciava dopo lo scontro. Sì, è vero. Che succede? Non sai gestire neanche il più semplice degli incarichi. Guardalo, Cortex! Io non ho più bisogno della nostra... Dannati idioti! Alleanza! No, volevo fare il figo! Perfetto, allora vediamo di tappare questi buchi! Sì! Secondo me i boss sono troppo facili rispetto ai livelli, continuo a pensare. Poi, mi sono divertito, ma... il mio biglietto di ritorno? Giusto! Ora che finalmente è tutto a posto, ti porteremo dove vuoi e quando vuoi. Ma dopo un riposino. Per ora, posso portarvi solo fino alla capitale culinaria dell'intero universo. Neon City! Cortex. No, vabbè. No, Cortex già sta pianificando la conquista dell'universo adesso che non ha più nessuno a intralciarlo, giustamente. Oh no. Ma... la dimensione Snox. Vabbè, facciamo un altro livello, no? Vabbè, sì, chiaramente questa town ha puntato all'altro Bandicoot. Non gliene frega niente di Crash, si ha puntato Coco. Ma questo posto è incredibile? Wow! Puoi dirlo forte, Crash? Wow! Facciamo un giro prima di riunirci agli altri. Ora, dove sono i chioschi di cibo? Perché? Sembra tutto così bello, meraviglioso e semplice. Perché? Devo morire ancora, se... Perché? Ho sconfitto i cattivi, basta! Perché devo stressarmi? Ah!
Oh no. No. È andata troppo bene. No. Ho saltato la gemma nascosta. Mannaggia. E io che stavo facendo il 100%, ora la mia run perfetta è rovinata. Indietro per la gemma nascosta. Sì, sì. Vaffanculo. Assassino. No. Che morto orribile. Quello era un liscio incredibile. Allora, giustamente ho fatto una cazzata due volte uguale, almeno sempre la stessa. E dai, su, che palle! Così colorato e carino. Cosa potrà mai andare storto? No, l'ho premuto triangolo. L'ho premuto, è colpa del gioco, non sono stata io. E dai, su! Che fastidio! Allora. Chissà perché mi stai dando la vita, stronzo. C'è una musica così carina. No, non ho capito. No, non ho capito. No. Non avevo visto le frecce. Ok, infatti. Ah, vabbè, allora la mazza. Ok. Non avevo minimamente visto le frecce. Ok, questo non lo sapevo. Ma andate a cagare, stronzi, pazzi. Orribile.
orribile. Ma perché? Perché? Perché accade tutto questo? Voglio giocare a Ratchet & Clank. Fatemi giocare a Ratchet & Clank, per favore. Ho sbagliato di nuovo. Ho sbagliato di nuovo. Non devo fare il doppio salto. Sa perché mi tirano dietro tutti questi frutti Wumpa, eh? Porca puttana! Un incubo questa cosa! No! Ma perché? Dio, che ti ho fatto? Non sapevo più dove ero messo, dove era la gravità. No, ma attaccati! Forse così è più facile. Ora do un morso al microfono. Ora do un morso al microfono. E dai, attaccati! Figlio di puttana maledetto! Stupido Bandicoot rincretinito! Con dei cromosomi in più! Ormai non so più dove è il sopra e dove è il sotto! Sono completamente rincoglionita, io lo dico, eh! Dio! Sì, vabbè, livello bonus. Livello bonus. Ah no. Ok. Ok, ero convinta che mi avevano dato la maschera che invertiva la gravità. Ok, nulla, me ne sono accorta quando avevo già saltato. D'accordo. Non è un problema. Ma che cosa divertente! Quanto mi sto divertendo! No?
posto. Perfetto. Perfetto. Il livello bonus più veloce della storia. Sono dei figli di puttana mega fotonici. Sono dei figli di puttana incredibili. Suka! Perché non si è attaccato? Perché non si è attaccato? Perché non si è attaccato? È la fine delle loro mamme. Bandicoot. Sucate! Sucate! Maledetti! Maledetti! Spuntino veloce! Mi è andato di traverso il pranzo della settimana scorsa. Porca miseria! Porca miseria! Cervello di Lara! Esatto, e manca Matti Motti che si è iscritto, grazie mille! Non avevo visto, scusatemi. Però... quanto cacchio è che sono in live? Troppo tempo. Ne facciamo un altro. Ne facciamo un altro così che... no, non ne facciamo un altro, ragazzi, sono troppo stanca. Rischio di fare troppa figura di merda. Mi sembra di essere da molto meno in live, però è già da un po'. Mi dispiace tantissimo. Io ve lo prometto, voglio fare più live e più lunghe, però in questo periodo non è possibile. Per cui io vi ringrazio, vi siete iscritti in tantissimi, ci sono state anche donazioni. Grazie, grazie davvero. Continueremo questo gioco il prima possibile. Grazie ancora a tutti. Buon pomeriggio.